l'oggetto dell'incontro di questa mattina è l'iniziativa per un New Deal per l'Europa, questa proposta di iniziativa dei cittadini europei per un piano più straordinario di sviluppo sostenibile e per l'occupazione in Europa, cosa che ben conoscete. Lo scopo del convegno è di fare il punto su questa iniziativa, discuterne ancora una volta le ragioni, e mi sembra che cada in un momento dove effettivamente la questione di un cambiamento di passo, di orientamento delle politiche economiche europee sia sempre più all'ordine del giorno, tesi dell'austerità cosiddetta espansiva, con sottile ironia penso, sono sempre più rimesse in discussione e avanzano varie proposte appunto di un cambio di orientamenti che ponga l'accento, come chiede la gravissima crisi in cui siamo immersi, sulla crescita, sullo sviluppo, qualità nuova, sull'occupazione e sul lavoro. Quindi cade in un momento in cui il dibattito è aperto e quindi è necessario che i cittadini, ma le forze sociali, le forze politiche, si facciano promotrici appunto e sostenitrici di questo tipo di scelta di sviluppo. Questa mattina abbiamo chiamato appunto a confrontarsi su questo tema, che sarà introdotto dal professor Lucio Levi, un certo numero di parlamentari dell'area del nord-ovest, appunto perché il Parlamento europeo è un'istituzione che oggi, anche dopo il Trattato di Lisbona, ha maggiori poteri e sarà chiamato, come sapete in questi giorni è chiamato, a validare la nuova Commissione europea, tra le proposte che sono state profilate, sia pure, secondo me, in modo ancora vago, dal nuovo Presidente in petto, e c'è questo appunto di un piano straordinario di investimenti che lui ha annunciato, quindi i parlamentari europei, mi auguro, ne sono certo, che durante le audizioni dei commissari per validare la Commissione, poi votare la Commissione, sosterranno con forza in un modo o nell'altro questa linea di sviluppo. E poi abbiamo chiamato in particolare i sindacati torinesi che fanno parte del comitato promotore, perché anche la Confederazione Europea dei Sindacati di cui fanno parte è da tempo sostenitrice di questa svolta nella politica economica, e proprio lunedì a Roma, tra parentesi, ci sarà un vertice europeo dei sindacati, di tutti i sindacati ospitati dal CGIL e CGIL, appunto per sottolineare questa necessità di questa svolta e di questo cambiamento. Cioè dentro questo filone che si colloca l'iniziativa dei cittadini europei. Naturalmente abbiamo invitato, sono presenti, sono in qualche modo padroni di casa, diciamo, e le associazioni che oltre ai sindacati compongono il comitato Provincia, in questo caso di Torino e del Piemonte. Alla fine, se saremo d'accordo, c'è una proposta che è stata già distribuita per un appello ulteriore che confermi l'impegno per l'iniziativa dei cittadini europei per il piano di sviluppo sostenibile per l'occupazione. Però, giusto cominciare con i saluti, sono molto lieto di salutare il professor Umberto Morelli, che rappresenta qui il rettore magnifico dell'università, e l'assessore Giovanni Ferraris, che rappresenta la regione, a loro due in sequenza. Do quindi la parola. Professor Morelli. Quindi il rettore Gian Maria Iani si scusa di non poter partecipare a questa iniziativa, ma è stato trattenuto in rettorato da un concomitante impegno. Nel portare il saluto del rettore e dell'università a questa iniziativa, io voglio ricordare l'adesione costante e ininterrotta dell'Università di Torino alle iniziative europeiste, a partire addirittura dal 1950, quando l'allora UEF guidata dal Piero Spinelli lanciò la campagna per il patto federale. Il rettore dell'Università di Torino di allora, Mario Allara, firmò la petizione e aprì le porte dell'Università per la raccolta delle firme.
E così fu alla fine degli anni 60, quando i federalisti lanciarono l'iniziativa di raccogliere le 50.000 firme per l'iniziativa, per presentare una legge di iniziativa popolare per l'elezione diretta del Parlamento europeo unilaterale in Italia. Allora ero appena entrato in università, ma se ricordo bene Lucio Levi e Sergio Pistone raccoglievano le firme sulle gradinate dell'allora Palazzo Nuovo. E poi alla fine degli anni Ottanta, il rettore di Anzani, l'Università di Torino, fu tra le prime ad aderire al programma Erasmus, e poi negli anni 90 con il rettore Bertolino l'Università aderì a un'altra manifestazione federalista che era quella del Comitato per la Costituzione Europea. No? Bene, quindi con molto piacere porto il saluto. Voglio ricordare, questa iniziativa si inserisce nella tradizionale politica dei movimenti federalisti, che è quella di costruire l'Europa dal basso, cioè accanto all'iniziativa dei governi, i federalisti hanno sempre cercato di far partecipare i cittadini, i popoli europei alla costruzione dell'Europa, per sottolineare il carattere democratico popolare della costruzione europea. Io mi auguro che questa iniziativa abbia successo. Ciò che mi sembra che oggi manchi è la leadership europea. A differenza degli anni 50, quando partì il processo di integrazione europea, c'era una leadership in cui i nomi erano Schuman, Monnet, Adenauer, De Gasperi, Spatka, Einaudi e così via. Andiamo avanti con Giscard d'Estaing e Schmitt per lo SME, per finire con Mitterrand, Kohl e Delors col progetto di moneta unica. A mio giudizio è stata l'ultima generazione, non a caso la generazione che aveva avuto l'esperienza della seconda guerra mondiale e che era molto motivata dall'esperienza della guerra a costruire l'Europa dopo i grandi che hanno fatto la moneta unica. A mio giudizio una leadership europea al livello di questi personaggi è mancata. Auguro buon lavoro a questo convegno e soprattutto un successo all'iniziativa, e che l'iniziativa popolare incontri possibilmente anche l'iniziativa dall'alto, l'iniziativa dei governi, che si possa concludere. L'Europa, è inutile ricordare, che ha bisogno di sviluppo. Buon lavoro. Grazie, professor Morelli. Mi domando solo se Vito Calì ha ricordato i trascorsi anche dei tuoi presenti sulle alleanze dell'università, se non fosse il Comitato Torinese non potrebbe avere, come dire, accoglienza nello spazio universitario, forse l'aiuto da questo punto di vista potrebbe essere importante. Prego, assessore Ferraris. Grazie, con vivo piacere porto saluti della Regione Piemonte, al suo presidente, che mi ha pregato di venire, di essere sul portavoce per questa giornata e per condividere insieme Regione e il Movimento Federalista Europeo questa iniziativa. Saluto il Presidente, il Dottor Levi, saluto i relatori, saluto tutti voi, vedo anche le rappresentanze sociali presenti. Il convegno di oggi, che credo, e saluto anche tutti i presenti, soprattutto mi auguro e auspico che arrivi, perché era un po' difficile anche trovare la sala, almeno per me che arrivo da fuori, quindi è una birra, quindi penso che sia anche questa la causa. Sono anche speranzoso e fiducioso che arrivino gli interlocutori del nostro Parlamento europeo, che sono poi coloro che in qualche modo portano avanti le istanze che voi oggi rappresentate. Un convegno, quello che andate adesso a celebrare, per cui esprimo il mio personale e il Presidente apprezzamento, testimoniato anche dalla presenza qui in università, e per cui oltre ai saluti che prego di portare al magnifico rettore, la prego di condividere questa proposta che è stata appena fatta, che potrebbe in qualche modo anche sensibilizzare il materiale umano presente in università, che poi è la fucina da cui partono iniziative come questa. Iniziative che non possono, ripeto, non trovare condivisione, anzi devono essere incoraggiate.
poiché sono esempio di vera aggregazione di partecipazione democratica. Cittadini che decidono di essere, come in qualche modo lo sono anche io, in una palestra, parte attiva, coattori dei processi decisionali, e che propongono un modello di condivisione dei processi democratici, che andrebbe esteso ad ogni livello di governo, per quello che in Piemonte è apprezzata questa iniziativa, perché si è fatto di qua, si sta facendo, si sta cercando di fare. Io ho un'esperienza torinese, è amministratore, ma adesso regionale, e vedo che lo statuto della regione, così come quello della città, riconosce e valorizza il coinvolgimento della parte della società, dei cittadini, degli enti locali, alle scelte politiche che vuole che si avvia a fare. E questo lo facciamo peraltro il pomeriggio sulla Verbania, domani siamo a Cuneo, con il presidente, con tutti gli assessori, quindi viviamo il territorio, ma lo vogliamo fare anche attraverso degli strumenti che permettono, indipendentemente dal fatto che lo vogliamo vivere, di partecipare, che sono, vi ve ne racconto, quelli che prevede lo statuto della regione, l'iniziativa popolare e degli enti locali, il referendum abrogativo o consultivo, l'interrogazione, la petizione, la consultazione popolare, ma ancora il referendum statutario, il referendum consultivo per l'istituzione dei nuovi comuni. Adesso poi si deve parlare per la riduzione dei comuni, previsti peraltro dalla nostra Costituzione, dagli articoli 123 e 133. New Deal for Europe, un piano europeo straordinario per lo sviluppo e l'occupazione, questo è il titolo del convegno, un'iniziativa forte, di alto profilo politico e istituzionale, che deve poi trovare concretezza. Alto livello anche culturale, ma che deve, ripeto, trovare concretezza e non vuole essere solo un pensiero. Per quello che ho l'esigenza, abbiamo l'esigenza che arrivino gli europarlamentari. Non vuole essere solo un pensiero, perché? Perché vogliamo rappresentare bene il vostro appello di non voler essere più disposti ad accettare un'Europa come quella che abbiamo oggi, un'Europa della disoccupazione, del lavoro precario e sottopagato anche a livelli salariali, del taglio chiamiamole protezioni sociali, che, di cui oggi purtroppo ce n'è bisogno, e non lo si dice con ragione, per quello che succede, per quello che accade, per quello che viviamo, no? Lo vedi tutti i giorni, non si dice più solo come battuta, così vive nel quotidiano questa situazione, della povertà crescente, del declino economico, forse anche sociale, detto in sintesi della fine delle speranze. Noi non lo vogliamo un'Europa così, voi la state rappresentando nel modo migliore, ve ne sono grato. Concludo con una frase che vuole essere di speranza in qualche modo e di invito, ricordando Romano Prodi, che proprio in relazione all'Unione Europea diceva: o noi abbiamo un'Unione Europea forte, che abbia anche le sue risorse per fare lo sviluppo sostenibile, oppure l'Europa perde la gara. Siccome io sono anche assessore allo sport, chiedo di dire buon lavoro. Grazie assessore Ferraris del suo saluto, anche a nome del presidente della regione Pino Parino,
gli trasporti europei non l'abbiamo per loro dimenticato, e quindi ci attendiamo anche da Chiapparino, presidente soprattutto della conferenza Stato Regione, quindi abbiamo un lato Fassino, presidente dell'ANCI. L'ANCI è tra le organizzazioni che hanno aderito all'iniziativa dei cittadini europei. Chiapparino in questa funzione, ci aspettiamo anche dalle istituzioni locali un'attenzione e un sostegno a questa iniziativa. Grazie ancora. A questo punto penso che possiamo entrare in medias res con la relazione introduttiva di Lucio Vecchi. Prego Lucio. Grazie. Il dibattito che si sta svolgendo in Europa sul modo di uscire dalla crisi, ricordo che la crisi oramai dura da 6 anni, è polarizzato attorno a 2 posizioni. Da una parte c'è il neoliberismo e dall'altra il populismo. Il neoliberismo è l'ideologia della globalizzazione senza governo, di cui anche l'Europa è parte. L'Europa è un'avanguardia nei tentativi di governare un mercato internazionale, però ha costruito una moneta senza governo, senza istituzioni politiche, senza bilancio. Quindi non può combattere in modo adeguato le grandi oligarchie finanziarie che si sono formate a livello globale. Non ha tutti gli strumenti necessari. E di fronte al predominio delle grandi oligarchie finanziarie c'è un vuoto di potere. Gli stati, anche i più potenti, anche gli Stati Uniti, non hanno strumenti adeguati per controllare, sottoporre al loro controllo. Solo la politica può attivare i meccanismi correttivi di questo processo. E appunto l'Europa, se progredisce verso l'unificazione politica, quindi verso un'unione federale, può rappresentare per il mondo una riscossa. Il tentativo della politica di riprendere il sopravvento sui mercati. Dall'altra parte c'è il populismo. Il populismo, rispetto all'idea che i mercati si possano autoregolare, ha la consapevolezza che è la politica che deve cercare di controllare i mercati. Però sbaglia il soggetto politico che può fare questo. Cioè predica il ritorno alle sovranità nazionali. E quindi non dà una risposta adeguata ai problemi. Pensate che con i piccoli governi nazionali dell'Europa, ritornando appunto alle monete, alle sovranità nazionali, sia possibile combattere le grandi concentrazioni di potere economico e finanziario a livello globale. Quindi bisogna puntare sulla politica. E la risposta federalista è al suo significato ultimo, è quello che sta scritto nel manifesto di Ventotene, che solo la politica può dare una risposta alle distorsioni del mercato, solo la politica può fornire quei beni pubblici che il mercato non può offrire. Il mercato fallisce, no? Gergo degli economisti anglosassoni, si parla del fallimento, dei fallimenti del mercato. Il mercato non è in grado di garantire beni pubblici come la piena occupazione o la protezione dell'ambiente. Ecco, solo la politica può dare una risposta di questo genere. Ora il dibattito, come voi sapete, è un dibattito molto acceso, sempre più duro. È quello tra l'alternativa tra crescita e stabilità.
negli anni scorsi il problema del debito, della difesa dell'euro, quindi della stabilità monetaria, della Banca Centrale Europea che deve garantire la stabilità dei prezzi e combattere l'inflazione, sono stati al centro delle preoccupazioni del mondo politico, economico e sociale. Però si è visto che l'obiettivo della stabilità da solo non consente di uscire dalla crisi. La stabilità da sola non è un obiettivo sufficiente a uscire dalla crisi. Abbiamo 26 milioni di disoccupati. La recessione oramai ha coinvolto anche la Germania. Quindi le ricette che sono state attivate non si sono dimostrate sufficienti, anche se certamente non siamo certamente noi federalisti a dire che la disciplina di bilancio non è un valore da difendere. La disciplina di bilancio è un valore da difendere. Eliminare progressivamente il debito, soprattutto l'Italia è il secondo paese per la dimensione del debito, per la percentuale del debito rispetto al PIL tra i paesi dell'Unione Europea, cioè segue la Grecia. Ridurre il debito e tendenzialmente eliminarlo attraverso quello che stabilisce il fiscal compact, cioè il pareggio di bilancio, è un obiettivo da perseguire. Da perseguire perché è un obiettivo di giustizia. Di giustizia. Il debito significa che la generazione presente addossa sulle generazioni future, cioè sui nostri figli e sui figli dei nostri figli, il debito che noi abbiamo accumulato. Questo è ingiusto, questo è ingiusto. È ingiusto e deve essere eliminato. Però questo non basta, questo lo dobbiamo dire chiaramente, è l'ICE, New Deal for Europe che noi promuoviamo, serve a colmare le lacune e i limiti della visione rigorista che ha caratterizzato le politiche economiche dei paesi europei. Al rigore bisogna affiancare la crescita, lo sviluppo, in particolare lo sviluppo sostenibile, cioè uno sviluppo che non danneggi l'ambiente ma che protegga il patrimonio ambientale. E allora appunto io credo che va sempre ricordato in queste occasioni in cui si discute del dilemma crescita sviluppo quella formula aurea che era solito usare Tommaso Padoa-Schioppa: la disciplina di bilancio è un compito che incombe agli stati, sono gli stati che devono appunto, rispettare i parametri di Maastricht, cioè il 3% del deficit sul PIL e il 60% del debito. Questo lo devono fare gli stati. Ma lo sviluppo, la crescita è un compito che è all'altezza soltanto dei poteri, delle capacità e delle dimensioni dell'Unione Europea. Come si può pensare di promuovere lo sviluppo con un'economia che è integrata a livello europeo con una moneta unica? Ecco, per questo che appunto noi pensiamo che non ci sia alternativa, non ci sia alternativa a un piano europeo straordinario per lo sviluppo sostenibile dell'occupazione. Ora, appunto, quello che ci hanno dato i governi fino ad oggi è stata austerità senza sviluppo, senza equità e senza democrazia. Ecco, quindi sono questi tre elementi che la nostra proposta politica vuole colmare, queste lacune che le politiche economiche perseguite finora non ci hanno dato. Lo sviluppo, l'avete visto, l'ultimo bilancio pluriennale dell'Unione Europea invece di aumentare le risorse del bilancio le ha ulteriormente ridotte,
sono scese al di sotto di quella miserevole percentuale dell'1% rispetto al PIL europeo. Bisogna invertire questa tendenza. Senza equità, perché per tamponare il disastro della crisi finanziaria ed economica, le risorse dei bilanci nazionali sono andate verso il salvataggio delle banche, e queste risorse le hanno pagate con le tasse i risparmiatori. Quindi sono stati i salariati, gli stipendiati, che soprattutto hanno provveduto a far fronte a questa emergenza. Certamente un'economia moderna non può funzionare senza un sistema bancario e finanziario, però appunto il modo che è stato utilizzato per affrontare questo problema è stato iniquo. Terzo, senza democrazia. Il fiscal compact, il meccanismo europeo di stabilità, il cosiddetto fondo salva stati, sono stati approvati in una situazione di emergenza con un trattato internazionale, quindi escludendo il Parlamento europeo, escludendo ogni regola di democrazia rappresentativa. Ecco, quindi è per questo che noi vogliamo attivare questo strumento inedito di democrazia partecipativa, che è l'iniziativa dei cittadini europei. 1 milione di firme possono permettere di presentare un atto legislativo alla Commissione europea. Ecco, quindi oggi ci conforta il fatto che è quasi unanimemente accettata l'idea che la priorità del momento è la crescita, è lo sviluppo sostenibile. Ci vuole un piano di investimenti. Noi abbiamo fatto questa campagna ormai da circa 6 mesi e abbiamo visto che le adesioni a questo obiettivo sono continuamente cresciute. Tutti nel mondo politico, economico e sociale conoscono la nostra proposta. Nella campagna elettorale europea tutti i leader dei partiti europei hanno aderito a questa proposta del New Deal for Europe, eccetto Juncker, il quale si è scritto prima delle elezioni dicendo che si sarebbe pronunciato dopo le elezioni europee, essendo lui il candidato a diventare presidente della Commissione, come poi realmente è avvenuto. E di fatto, anche se non ci ha scritto una lettera personale al nostro presidente, ci ha risposto con il discorso in cui ha ricevuto l'investitura da parte del Parlamento europeo. Quel discorso è stato caratterizzato dalla proposta di attivare un piano triennale di 300 miliardi di euro per investimenti per rilanciare l'economia, per affrontare il problema dell'occupazione, per affrontare il problema della competitività dell'economia europea rispetto ai giganti che stanno emergendo nel panorama politico internazionale. Ecco, quindi c'è un amplissimo schieramento nel Parlamento europeo di forze che vogliono lo sviluppo. Il dibattito oggi è su come, quali risorse bisogna utilizzare per rilanciare lo sviluppo, affrontare il tema dell'occupazione. E qui è su questo punto. Ora, come voi sapete, l'iniziativa dei cittadini europei propone 3 cose molto semplici: una tassa sulle transazioni finanziarie, una tassa sulle emissioni di biossido di carbonio e degli Euro Project Bonds per finanziare
un piano di investimenti nella modernizzazione delle infrastrutture di trasporto, informatiche, di circolazione dell'energia elettrica e gasdotti, oleodotti e via dicendo, finanziare la ricerca, lo sviluppo, l'innovazione del nostro sistema produttivo in modo da dare una spinta all'economia europea nella direzione dell'affermazione dell'economia della conoscenza, della rivoluzione scientifica e tecnologica che ormai coinvolge tutto il mondo, in cui l'Europa, a causa della sua divisione politica e della mancanza di economia di scala, è rimasta indietro rispetto al resto del mondo. Ecco, quindi voglio soprattutto concentrarmi sul progetto che è sul tappeto, è quello più avanzato, cioè la tassa sulle transazioni finanziarie. È stato presentato da 11 paesi, stati dell'Unione Europea, una proposta di attivare una cooperazione rafforzata per attivare la tassa sulle transazioni finanziarie. Quindi il progetto è in una fase avanzata, diciamo. Però appunto il problema cruciale non è ancora stato deciso, cioè i proventi della tassa sulle transazioni finanziarie devono andare ai bilanci nazionali o a un fondo europeo. Certo, noi sosteniamo che debba andare a un fondo europeo per affrontare il problema dell'occupazione, soprattutto della disoccupazione giovanile. Però appunto per il momento i governi sono orientati a versare il gettito di questa tassa nei bilanci nazionali, e quindi questa sarebbe una delle solite risposte intergovernative che non sono all'altezza della sfida che noi dobbiamo lanciare, perché se si realizza questo fondo speciale per lo sviluppo e l'occupazione, si apre una breccia nei bastioni della sovranità nazionale, cioè si crea l'embrione di un bilancio per i paesi dell'Eurozona. Quindi si crea qualcosa che in futuro potrà diventare un bilancio dei paesi dell'Eurozona capace di fare fronte alle grandi sfide di fronte alle quali si trova l'economia europea. Ecco, concludo dicendo un'ultima cosa che non è la meno importante, cioè un piano di questo genere che si propone di affrontare i grandi temi dello sviluppo, della competitività, dell'economia europea, della disoccupazione, è un piano, è l'unica risposta che si può dare alla disaffezione che i cittadini hanno manifestato ancora una volta nelle ultime elezioni europee verso il progetto europeo. Sapete, la percentuale dei votanti è ancora scesa nelle ultime elezioni europee, siamo al 43% dei cittadini, quindi sono 15 anni che oltre la metà dei cittadini europei non vanno più a votare per il Parlamento europeo. E questo deve allarmare le coscienze democratiche. Ora, questo progetto è una risposta, è un modo di riconquistare o tentare di riconquistare il consenso dei cittadini verso il progetto europeo. Riconquistare quei valori di solidarietà tra paesi, tra stati, tra classi sociali, tra cittadini. Quindi fare dell'occupazione e dello sviluppo il punto attorno al quale si ricostituisce la solidarietà tra i paesi europei. E naturalmente l'obiettivo a cui noi puntiamo è attraverso
questa proposta di un bilancio dei paesi dell'Eurozona finanziato da queste nuove tasse, muoversi verso una riforma costituzionale dell'Unione Europea, quindi verso un processo, l'attivazione di un processo costituente. Come voi sapete, il Parlamento Europeo ha il potere, sulla base del Trattato di Lisbona, di promuovere un progetto costituzionale che poi dovrà essere percorrere tutte le tappe della ratifica da parte dei governi nazionali, di una conferenza intergovernativa. Quindi noi puntiamo a un sbocco costituente di questo processo. Quindi lì c'è l'iniziativa New Deal for Europe, è l'innesco di un processo che dovrà poi portarci a una revisione profonda, a riscrivere addirittura il Trattato di Lisbona. Ora, appunto, la conclusione a cui noi vogliamo giungere in questa mattinata di discussione è concludere questo dibattito con un appello al Parlamento Europeo. Cioè la proposta che c'è in questo documento, che è stato fatto circolare, è di costituire una rete di parlamentari europei a sostegno del progetto New Deal for Europe. Quindi questa rete di parlamentari europei dovrebbe in qualche modo interloquire con il Presidente Juncker, e oggi in questi giorni sono in corso le audizioni dei commissari da parte del Parlamento Europeo. Tutto questo si concluderà poi con la fiducia del Parlamento Europeo, dopo questo esame dei commissari, nei confronti della Commissione. E quindi uno dei pezzi forti delle proposte di Juncker è il piano di 300 miliardi di euro in 3 anni. Ecco, e su questo Juncker dovrà pronunciarsi e chiarire come finanziare questo piano. Quindi nel Parlamento Europeo c'è un dibattito in cui per la prima volta il Parlamento Europeo diventa protagonista. Il Presidente della Commissione non è più stato designato attraverso conversazioni segrete tra i governi, ma è emerso attraverso un braccio di ferro tra il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo, cioè i governi nazionali, in cui il Parlamento Europeo ha fatto prevalere la tesi secondo cui il Presidente della Commissione è colui che ha ricevuto la maggioranza dei voti dei cittadini europei nelle elezioni. E su questo tutti i gruppi politici del Parlamento Europeo sono stati d'accordo, che il candidato doveva essere Juncker perché il suo partito era quello che aveva ottenuto il maggior numero di voti. Naturalmente, siccome questo partito non ha la maggioranza, allora si è costituita una coalizione che sostiene il Presidente. E quindi c'è un programma, e in questo programma c'è appunto il piano di 300 miliardi. Ora, c'è un punto che non è ancora ben chiaro nel piano Juncker: come si finanzia questo piano? Come si finanzia? E appunto le proposte che erano contenute nel suo discorso, cioè attingere a raschiare il fondo del barile del magro bilancio dell'Unione Europea, o attingere alle risorse della Banca Europea degli investimenti, non è sicuramente una risposta sufficiente. Quindi è su questo punto, e in particolare poi sull'iter della tassa sulle transazioni finanziarie, che dovrà arrivare il chiarimento. E quindi la manifestazione di oggi è un contributo a dare una spinta decisiva verso un piano che sia effettivamente, che sia efficace e sostenuto da una forte volontà politica.
Vi ringrazio. Grazie Lucio, con la consueta chiarezza hai non solo motivato l'iniziativa del New Deal for Europe per questo, sul piano economico, ma anche giustamente sottolineato come possa essere l'innesco di una diversa stagione anche politica per quanto riguarda il futuro dell'Unione. E hai chiamato in causa giustamente il Parlamento europeo come uno degli attori centrali di questa svolta sul terreno dello sviluppo e dell'occupazione e poi i futuri sviluppi dell'integrazione europea. E allora abbiamo con noi questa mattina, vi devo ringraziare, alcuni rappresentanti del Parlamento europeo, alcuni eletti italiani al Parlamento europeo, che inviterei a sedersi qui al mio fianco per dar vita, per dar vita a uno scambio di punti di vista. Quindi saluto Alessia Mosca del Partito Socialista Europeo, l'onorevole Salini del Partito Popolare Europeo e poi abbiamo la dottoressa Pistone che rappresenta Mercedes Bresso, che purtroppo per un incidente domestico, mi auguro si risolva, non suo, ma insomma di un suo familiare, si risolva rapidamente e positivamente. Rappresenterà appunto Mercedes e poi abbiamo Oliviero Allotto che rappresenta Monica Falsoni dei Verdi Europei. Come diceva Lucio un momento fa, praticamente tutti gli argomenti, diciamo in testa di lista, dei partiti rappresentanti al Parlamento che hanno concorso alla campagna elettorale hanno risposto dando un segnale di assenso, di condivisione, di sostegno all'iniziativa dell'ICE, del New Deal for Europe. E allora adesso si tratta di passare dalle parole ai fatti. Io vorrei, prima di dare loro la parola, vedere come reagiscono, sottolineare ancora due punti. Innanzitutto, come diceva Lucio, nella proposta di Juncker, per quanto ancora varia secondo me, di un piano di investimenti di 300 miliardi, c'è una pista che come dire, coincide, può coincidere con la nostra proposta. E quindi sta molto al Parlamento europeo, è l'occasione delle audizioni, assolutamente decisive, ma anche dopo, vedere come si riempie e come si sostanzia questa iniziativa. Io devo solo dire che sono un po' preoccupato, appunto lo diceva Gianluzzo, perché se non vado errato, non meno di 2 anni fa, a un consiglio europeo del giugno 2012, a cui mi pare, e Hollande strappò un'iniziativa di investimento di 120 miliardi. Quando poi andammo a vedere cosa c'era dentro, scoprimo che di aggiuntivo c'erano 10 miliardi, tutto il resto era riciclo, come spesso succede nella finanza europea, di fondi. Quindi parliamoci chiaro, ho solo 300 miliardi aggiuntivi, allora poi si può discutere, o se si tratta di un maquillage, di una riorganizzazione di fondi già presenti, non ci sta. E l'altra cosa, mi sembra che il bilancio europeo è stato messo giustamente sotto critica anche nell'intervento di Lucio Leri, non solo per la sua palese sufficienza rispetto, anziché andare avanti siamo praticamente andati indietro. Io ricordo, quando sono più giovanissimo, qualche anno fa, c'era un comitato McDougall, una roba del genere, che sosteneva che meno del 3% del prodotto interno lordo il bilancio non aveva nessun effetto macroeconomico, era soltanto una questione di ordinaria amministrazione. A metà mandato, se non vado errato, c'è una revisione dell'attuale bilancio. Il Parlamento è stato un po' sconfitto su questo bilancio attuale. Cioè, dico un po' sconfitto, forse non si è battuto con sufficiente coraggio. E quindi, però ha ottenuto che ci fosse, mi pare 2016, posso sbagliarmi di un anno, una revisione di medio termine. Beh, anche quella sarà un'occasione per dire
le nozze con i figli secchi non si possono fare più, questa Europa è dotata di risorse adeguate, la tassa finanziaria, altre fonti eccetera, e soprattutto di volontà politica. Allora, sulle risorse non credo che possiamo chiedere ai nostri amici europarlamentari di dare una nuova risposta, ma sulla volontà politica sì. Comincerei da Alessia Mosca. Sì, io vi ringrazio anche perché poi purtroppo, come avevo anticipato, devo scappare, quindi mi scuso in anticipo perché sono in attesa a un altro dibattito sempre sulle questioni europee qui a Torino. Avevo molto piacere a essere oggi a portare anche il nostro contributo rispetto alla vostra iniziativa e vado subito quindi a cogliere gli stimoli che sono stati messi sul tavolo cercando di dare alcune indicazioni sia politiche sia pratiche rispetto all'azione che stiamo portando avanti. Sono stati toccati alcuni punti precisi, dicevo, a partire proprio dal piano di investimenti che è il tema sul quale noi abbiamo posto la condizione per dare il nostro assenso e quindi votare positivamente al sostenere la presidenza Juncker della nuova commissione. Quindi questo per noi è il punto dirimente rispetto proprio al sostegno complessivo, e visto che siamo in questa fase, in questi giorni della discussione sui commissari, noi stiamo chiedendo a ogni singolo commissario di specificarci che cosa significhi, e il punto vero è quello che veniva sottolineato prima, cioè noi non ci accontentiamo di una make up che chiami in modo diverso risorse che sono oggi esistenti, e quindi proprio per questo stiamo chiedendo che prima del voto complessivo sulla commissione, oltre che a ogni singolo commissario, ci venga detto nello specifico da dove vengono prese queste risorse. Stiamo quindi in un processo, perciò non posso dirvi più di questo perché stiamo attendendo le risposte. Il processo delle audizioni è in atto proprio in questi giorni, si concluderà a metà della prossima settimana o alla fine della prossima settimana, perché forse, come avrete visto, alcuni commissari non hanno passato l'esame e quindi saranno riesaminati e saranno valutati successivamente, perciò probabilmente il processo di audizioni si allungherà. Questo anche perché credo sia stato importante che il Parlamento abbia davvero fatto sentire che non è un passaggio questo formale, è un passaggio sostanziale che sta ottenendo, almeno per adesso, qualche cambio di posizione, o comunque potrebbe addirittura portare alla bocciatura di qualche commissario da qui ai prossimi giorni. Sul punto più politico su cui il Parlamento è chiamato a fare a prendere una posizione anche ancora più diretta è proprio quello del bilancio, e su questo noi non solo stiamo lamentando il fatto che su quel passaggio della riduzione delle risorse noi effettivamente come Parlamento abbiamo avuto una sconfitta, c'è stata una sconfitta. Il Parlamento, come sapete, il Parlamento ha sempre sostenuto un mantenimento di un livello minimo che fosse quantomeno sopra, noi avevamo chiesto ben di più, 1,24 come minimo di risorse per l'Unione Europea, in realtà si è andati, ma il nostro minimo accettabile era che non si andasse mai sotto l'1%, e adesso rischiamo invece di scivolare sotto. Ecco, noi stiamo su questo impostando la nostra azione, e tra le richieste che stiamo facendo, proprio per cercare di sanare quella sconfitta che abbiamo avuto, c'è quella di anticipare ulteriormente la revisione del bilancio e una riflessione sulle risorse proprie, non al 2000, che oggi è fissata per il 2016, e chiediamo che venga anticipata come prima azione, quindi a partire dal nuovo corso che si apre con il 1° novembre del 2014, quindi che sia uno dei punti su cui da subito ci si possa interrogare, anche in connessione con questo piano dei 300 miliardi. Queste, diciamo, le questioni più specifiche che sono in discussione, però volevo fare un commento generale, poi mi taccio, non la voglio fare lunga perché lascio spazio agli altri, però ci tengo ad un commento un po' più generale rispetto all'andamento complessivo, perché questi piani
la riflessione sugli investimenti, la riflessione sul bilancio, sono tutti piani che vanno nella direzione di capire che cosa noi vogliamo davvero di questa Europa. Noi siamo ad un momento, lo si dice spesso, ma mai come in questo momento, siamo in una fase di bivio, e lo dico anche alla luce degli ultimissimi passaggi della Banca Centrale Europea, che stanno dimostrando, non solo parole ma nei fatti, che con le sole azioni di Mario Draghi e della Banca Centrale Europea, che certamente ha salvato il salvabile nei momenti più drammatici, ma che oggi non possono più bastare per tenere in piedi tutto questo sistema. Quindi o noi accettiamo che si deve fare come ci sta dicendo Draghi stesso e come però i fatti stanno dimostrando, o noi accettiamo che si deve fare un passo in avanti rispetto ad una a delle scelte che vanno quantomeno come primo passaggio ad una capacità fiscale dell'Unione Europea, oppure noi non siamo in grado di fare niente di tutti quei buoni propositi di economia sostenibile, di piano per l'occupazione, di piano per gli investimenti di cui stiamo parlando. Allora, noi dobbiamo riportare al centro del dibattito questo sguardo generale che si stacchi dalle singole piccole questioni, perché è dove noi vogliamo arrivare se davvero vogliamo salvare questo progetto. Noi lo vogliamo, e una delle proposte che io personalmente sposo, perché penso che vada in questa traiettoria, è quella che proprio due giorni fa è stata riportata anche su un giornale italiano, di introdurre un sistema di assicurazione contro la disoccupazione europeo, che è un sistema, a mio avviso, un progetto molto interessante, sia perché parla alla grande platea dei disoccupati e quindi cerca di dare una risposta concreta, sia perché dentro di sé ha in nuce un meccanismo di capacità fiscale dell'Unione Europea. Di fatto si tratta di trasferimenti tra paesi, tra alcuni paesi ed altri. È un progetto che io credo possa davvero essere una prima apripista di una nuova fase di organizzazione della governance non solo economica ma veramente politica dell'Unione Europea. Io credo che questa sia una delle strade che noi possiamo imboccare, ce ne possono essere altre, ma questa penso, almeno per quanto mi riguarda, credo che possa essere una strada convincente. È chiaro che ci sono molte resistenze, è chiaro che non sarà facile, perché quando si parla di trasferimenti, come sapete bene, è un altro dei tabù, così come tra austerità e flessibilità, però io credo che questa sia una battaglia che noi dobbiamo compiere se davvero pensiamo che l'Europa debba e possa continuare ad avere una vita, altrimenti, e non è catastrofismo, questi prossimi 5 anni dichiareranno la fine dell'Unione Europea. Penso che se siamo qui nessuno di noi voglia questo. Grazie. Grazie a Alessia Mosca. Robert Salini, Partito Popolare Europeo. Grazie mille, mi unisco cerco di dare continuità all'impostazione suggerita da Alessia, che certamente condivido. Non stupitevi che un membro del Partito Popolare Europeo sia d'accordo con quello che dice un esponente del Partito Socialista Europeo. In Europa queste cose succedono, magari si fa più fatica a vederle in Italia, in Europa succede che si possa ragionare insieme. Questo è uno dei fatti positivi che ho rilevato, un dibattito politico fortunatamente abbastanza concentrato sui contenuti più che su altri capricci, diciamo. Dopo non significa che ci si debba omologare necessariamente, però si possa lavorare insieme, questo sì. Allora, io considero veramente interessante il vostro approccio, che punta a, lavorando sul merito, punta ad individuare forme effettive di risoluzione della grande domanda su come generare risorse aggiuntive capaci di stimolare gli investimenti, questo piano di investimenti annunciato. Perché in tanti anche hanno deciso di giocare un po' la partita di retroguardia, di aspettare che Juncker trovi la soluzione. In realtà siamo tutti convocati ad individuarne una, e questa anche tra le tante sicuramente che sono tra le righe, diciamo, del documento che proponete, questa della tassazione europea delle transazioni finanziarie è uno degli stimoli sicuramente più realistici che può essere perseguito. Però con un'attenzione, mi permetto di segnalarla, perché
mi pare che il clima che si respira sia quello proprio di un lavoro insieme, come dire, di costruzione e di elaborazione. Allora, anche tassare le transazioni finanziarie in fondo significa attingere a risorse esistenti, non sono risorse che sarebbero nelle tasche dei cittadini e che invece di essere spese in un modo verrebbero collocate in questo fondo, auspicabilmente europeo e non nazionale, per non attivare nuovi fenomeni di scontro tra paesi membri, ma sono comunque, non sono, diciamo, nuove risorse, sono risorse esistenti destinate in modo più intelligente, non collocate oggi nelle tasche degli stati, collocate nelle tasche dei cittadini e rivisitate nella loro destinazione finale. Quello che secondo me invece possiamo, non in alternativa, in aggiunta fare, è individuare tipologie di investimenti che a loro volta siano capaci di rigenerare valore. Faccio un esempio: il project financing storicamente ha questa capacità, poi spesso purtroppo anche in Italia sono state messe in project financing operazioni non capaci di sostenersi col cash flow generato dall'attività del progetto stesso, però che caratteristiche ha? Farò anche degli esempi concreti. Siamo in Piemonte, il PO nasce in Piemonte, io sono stato presidente della provincia di Cremona fino a luglio del 2009, quindi fino a luglio del 2014, e il PO passa anche dalla nostra parte. Abbiamo a Cremona il porto interno più grande d'Italia, che è sottoutilizzato perché il PO non è navigabile 365 giorni all'anno, ma solamente 200, per cui non può essere utilizzato come una delle forme di trasporto a favore dello sviluppo economico del territorio. Esiste da anni nelle pieghe dell'Unione Europea e delle regioni italiane e anche delle province un grande progetto, un progetto che ha come finalità quella di renderlo navigabile attraverso la realizzazione di alcuni salti d'acqua, altrettante centrali idroelettriche, la centrale idroelettrica. La vendita di energia elettrica genera quelle risorse necessarie a sostenere il progetto, okay? Soldi pubblici e soldi generati dall'attività stessa. Non è sufficiente il cash flow generato dalle 5 centrali idroelettriche, ci vuole un sostegno di tipo pubblico. Non liberista, sono di impostazione liberale, ma ho una parte di me molto keynesiana, per cui non mi dispiace affatto l'ipotesi di un sostegno, soprattutto in un momento storico come questo, di un rilancio degli investimenti in cui lo Stato fa la sua parte, almeno in termini di programmazione. Per cui parte di risorse pubbliche, perché appunto il progetto non è in grado di autofinanziarsi completamente, però parte di risorse che arrivano proprio dall'attività stessa, dall'investimento stesso, quindi risorse esistenti collocate bene e risorse nuove che non sarebbero state stimolate se non si fosse presa quella decisione. Gli investimenti di cui oggi c'è bisogno sono questi, cioè investimenti che in parte chiedono di ricollocare in modo più intelligente risorse che oggi circolano ma si disperdono, ma in parte ne generano di nuove. Un altro aspetto, scusate se sono un po' prosaico, vado su esempi concreti, ma un altro esempio che secondo me è molto utile per capire quale possa essere una mentalità veramente europea nel rilancio economico che viene affacciato alla vostra proposta e di cui parlava anche Alessia poco fa. Io sono in commissione TRAN, una delle due commissioni a cui partecipo in Europa, sono la commissione TRAN che è trasporti e turismo. Una cosa che ho potuto verificare che mi ha molto colpito riguarda i porti, è che oggi un terminalista che va a Rotterdam, il più grande porto, paga molto meno di quanto non paghi un terminalista che arriva a Trieste, perché Rotterdam ha un sistema di infrastrutture collegate al porto talmente sviluppato, talmente forte, da potersi permettere di fare degli sconti che noi a Trieste o a Genova non possiamo permetterci di fare. Per cui che cosa stiamo chiedendo? E i dossier vari che riguardano questo argomento ci vedranno più volte. Stiamo chiedendo che lo Stato italiano sia messo nelle condizioni di favorire investimenti che attorno a un porto come quello di Trieste, piuttosto che quello di Genova, penso a Trieste in particolare perché è un punto interessante, mettano le condizioni di quel porto di avere dietro di sé un sistema di infrastrutture tale per cui
Il terminalista che decide di far arrivare la merce a Trieste sa che quella merce arriverà a destinazione non in un mese, ma in 15 giorni, perché dopo il porto, a parte i tempi dello sdoganamento, che a volte in Italia sono infiniti, perché ci sono 97 autorità che devono intervenire, e questo è un dramma, ma diciamo al netto dei tempi burocratici, che almeno poi ci siano infrastrutture capaci di lanciare la merce ed evitare il dramma che oggi viviamo, ad esempio, non so, dell'arredatore Brianzolo in Lombardia, che invece di portare, che deve esportare la sua merce, invece di portarle a Genova, decide di portarle a Rotterdam perché ci mette meno tempo e spende meno. Questo è un dramma incredibile. Allora, per fare questo, noi chiediamo che lo Stato possa intervenire economicamente a sostegno di quegli investimenti che mancano. Rotterdam e i lobbisti che sostengono Rotterdam si oppongono a livello europeo e intervengono nelle commissioni a cui noi partecipiamo, dicendo che questi sono aiuti di Stato e l'Europa non se li può permettere. L'Europa, se invece decide di ragionare come Europa, capirà, se deciderà di farlo, capirà che anche Rotterdam ha interesse che si sviluppi Trieste, perché il punto di rilancio vero che favorirà la realizzazione di questi 300 miliardi di investimento è che l'Europa si concepisca come un unico sistema all'interno del quale ciò che svantaggia una parte svantaggia anche tutte le altre parti. E allora, da questo punto di vista, se in questo momento storico, stante la fase arretrata di investimenti che ha riguardato l'Italia in passato, in Italia, come in altri paesi, c'è bisogno di una linfa anche da parte dello Stato per alimentare questi investimenti che arricchiscano i nostri porti. Se c'è bisogno di questo in Italia, bisogna lasciare che l'Italia lo faccia, e che se c'è un paese che ha necessità non esattamente coincidenti con quelle di un altro paese, questo non significa, non significa che l'Europa finisce. L'Europa rinasce nella capacità solidale degli Stati di concepirsi insieme, ma non per bontà e per generosità d'animo, ma per strategia di sviluppo. Allora, potremmo fare tanti altri esempi. Pochi giorni fa c'era il sottosegretario Gozzi in Parlamento Europeo, segnalavo il tema ad esempio del rilancio delle concessioni autostradali. Abbiamo un enorme numero di concessioni autostradali in Italia che vanno in scadenza. Prima che scadano, quando mancano 5 o 6 anni alla scadenza della concessione autostradale, gli investimenti non li fanno più i concessionari e li rifaranno tra 5 anni quando ci sarà il rinnovo della concessione. Fermiamo tutto, siccome abbiamo bisogno oggi degli investimenti, i piani economici finanziari delle concessionarie autostradali, quindi dei project financing come prima, devono essere rifatti domani mattina, non aspettare 5 anni dal termine della concessione. Domani mattina, allungando la concessione di 10 anni, questo significherebbe avere domani mattina 12-13 miliardi di euro subito attivati in Italia solo con le concessioni autostradali, e noi avremmo dato il nostro contributo affinché una parte di quei 300 miliardi di euro annunciati siano realtà. Ma l'Europa cosa ci risponde? Che l'allungamento delle concessioni in questo momento si configura come aiuto di Stato, e questo problema, dopodiché veniamo a scoprire che in realtà hanno fuso 4 concessioni in Francia, quello non è aiuto di Stato. No. Allora, anche da questo punto di vista, idee concrete, proposte capaci di generare valore e danaro, non chiedendolo solo alla politica, questo porta nuovi valori, nuovi investimenti, nuova occupazione e nuova coscienza europea. Grazie.